Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi vi parlerò della Santa Muerte, prima però vi invito a cliccare la campanellina per restare sempre aggiornati sui prossimi video e quindi a registrarvi a questo canale. Pur se molti tendono a identificarla con il termine Tristo Mietitore, o proprio con la figura del Tristo Mietitore europeo, la Santa Morte o Santa Muerte è la figura che deriva dalla dea azteca della morte, Mictlantecuhtli, spero di averla pronunciato bene, comunque apparirà il nome in sovraimpressione. Dea della morte e dell'oltretomba e della rinascita. Questa dea era legata al sacro giorno dei morti in Messico, il Dia de los Muertos, originariamente celebrato a fine luglio e all'inizio di agosto, dedicato ai bambini e ai morti. La festa fu poi spostata dai sacerdoti spagnoli in coincidenza con Halloween e con il giorno cattolico di Ognissanti, un vano tentativo della Chiesa di convertire questo giorno sacro in una festività cristiana, come era già avvenuto d'altronde con altre festività pagane. La Santa Muerte quindi è a tutti gli effetti una divinità messicana di origini precolombiane. Appare generalmente come una figura scheletrica femminile vestita con una lunga veste e con in mano uno o più oggetti. Inoltre porta immagini o icone che la designano e la identificano proprio come Mictlantecuhtli, ad esempio è spesso accompagnata dall'immagine del gufo, che è uno degli animali associati a Mictlantecuhtli, anche qua spero di averlo pronunciato correttamente, il signore dei morti di cui Mictlantecuhtli era l'amante, un'immagine molto forte che è sopravvissuta nella cultura popolare messicana nonostante i secoli e le trasformazioni. Alcune statue invece rappresentano la Santa Muerte come un mietitore con la falce che regge una sfera di cristallo, un globo. I colori di cui si adorna la sua veste mutano in relazione al rito che si vuole celebrare in quello specifico momento. L'iconografia della Santa Muerte è praticamente un adattamento degli abiti femminili tradizionali dell'Europa medievale, stile comune alle statue delle sante cattoliche diffuso in Sud America con la cultura dei conquistatori spanici. La Santa Muerte dal mantello verde, la più importante, protegge i carcerati e i tossicodipendenti. Quella dal mantello rosso protegge dai dolori del cuore, quindi dell'amore, ed è invocata per migliorare gli atti sessuali, quindi una divinità, diciamo, legata all'erotismo, se vogliamo, e alla fertilità. La Muerte gialla protegge gli affaristi, non solo quelli dediti al commercio legale, ma anche chi opera nell'illegalità, che come tutti sappiamo spopola in determinate regioni del mondo. La Santa Muerte con le vesti bianche viene di solito invocata da chi persegue la via della purificazione spirituale, mentre la Santa Muerte dalle vesti nere, quella sanguinaria, viene invocata ogni volta che si è artefici o possibili vittime di un atto di sangue, quindi parliamo di omicidio o altri eventi delittuosi. La Madonna Muerte, come è anche nota questa particolarissima divinità, era legata a culti esoterici clandestini resi pubblici solo nel XXI secolo, periodo storico in cui sono nate diverse associazioni religiose pubbliche, soprattutto a Città del Messico. La nascita del culto moderno si fonda su una leggenda molto interessante. Si narra che nel 1960 la Madonna Muerte apparve per la prima volta ad un popolano della zona di Veracruz, al quale avrebbe chiesto di diffonderne il nuovo culto e spiegato che in virtù dei sacrifici fatti dall'intero popolo messicano, ella concedeva a questo popolo una speciale protezione. Il principale luogo di culto della Santa Muerte si trova a Tepito, considerato uno fra i quartieri più pericolosi di Città del Messico, e secondo la credenza popolare, invocarla o votarsi alla Santa Muerte senza un valido motivo sarebbe considerato un atto estremamente pericoloso che potrebbe portare proprio alla morte di chi la invoca oppure alla morte di un familiare caro, quindi una divinità con la quale non scherzare. Spero che il video vi sia piaciuto, alla prossima!